Una donna di 77 anni, Elsa Rossi, è morta carbonizzata a causa dell'incendio che ha distrutto parte della sua abitazione in via Petrarchi, in pieno centro ad Arezzo. Il figlio, un 35enne, è stato invece salvato dai vigili del fuoco. La tragedia si è consumata questa mattina, poco prima delle 8, all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. La donna, vedova da qualche anno, condivideva l'appartamento con il figlio. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini. Una densa nube di fumo avvolgeva infatti il secondo piano della palazzina, dove vivevano madre e figlio, ed aveva raggiunto addirittura il secondo piano. Allora arrivo, i pompieri hanno trovato il 35enne sul balcone, da dove chiedeva aiuto. È stato così soccorso con l'autoscala e consegnato alle cure del 118, mentre una squadra dei vigili del fuoco è entrata all'interno dell'appartamento in fiamme. Lì la drammatica scoperta: accanto al divano ormai carbonizzato giaceva il corpo senza vita dell'anziana. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. È stato chiuso al traffico il tratto centrale di via Petrarca. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei vigili del fuoco, quelle di un cortocircuito o di una sigaretta che a contatto con il divano avrebbe poi innescato l'incendio.